È stata una notte difficile per la marineria pescarese, ci sono incagliate delle barche proprio all'uscita dal porto, non è una novità per Pescara? Assolutamente no, era prevedibile molto facilmente, in quanto il problema qui esiste già da parecchio tempo. E purtroppo stanotte con la marea sfavorevole, più bassa del solito, si sono verificati questi inconvenienti. E attualmente c'è ancora una barca arenata, insabbiata lì all'ingresso davanti al Molo Nord. E praticamente da questa notte a mezzanotte circa, al momento non sono ancora in grado di risolvere la situazione. Le barche più grandi sono rimaste all'ormeggio per evitare danni. Una sola ha provato ad uscire, ma si è incagliata e dopo, verso le 4 così, è riuscita a disincagliarsi, ma c'è il motore quasi fuori uso e praticamente stiamo messi malissimo. La situazione non è più sostenibile e non stiamo più in condizioni di poter andare a lavorare. Qualcuno si è spostato a Ortona, ma Ortona i posti sono limitatissimi, per cui è pure una situazione scomoda. Oltre al trambusto che c'è per gli spostamenti, per la logistica e quant'altro. Cosa chiedete? Noi chiediamo un intervento immediato, cioè oggi stesso, quantomeno per poter creare una canaletta per poter transitare, per entrare ed uscire dal porto. Poi i lavori più grandi si faranno, li stanno studiando già da tempo, prima o poi verranno, però almeno adesso al momento, pure considerando il periodo, siamo in pieno inverno, per cui oggi è una bellissima giornata, ma non è sempre così, il tempo cambia facilmente e si può mettere male e andiamo a rischiare la vita e l'incolumità di tutta la gente.